He used the stones again. Hey, we'd be going in short-handed, you know? Look, he's still got the stones, so... So let's get him. Use them to bring everyone back. Just like that. Yeah, just like that. Even if there's a small chance that we can undo this, I mean, we owe it to everyone who's not in this room to try. If we do this, how do we know it's gonna end any differently than it did before? Because before you didn't have me. Hey, new girl. Everybody in this room is about that superhero life. And if you don't mind my asking, where the hell have you been all this time? There are a lot of other planets in the universe. And unfortunately, they didn't have you guys. I like this one. Let's go get this son of a bitch. È il genio miliardario, playboy e filantropo, proprietario delle Stark Industries e membro degli Avengers. Ovviamente sto parlando di Tony Stark. Nei fumetti, Anthony Stark fa la sua prima apparizione nel 1963, in piena guerra del Vietnam. Durante una bella giornata, Tony, che è un produttore di armi a scopo militare, decide di far visita all'esercito americano, ma cade preda di una trappola dei vietnamiti, che lo fanno prigioniero per sfruttare il suo genio e progettare delle armi. Durante il sequestro, però, una scheggia di metallo di una granata si pianta vicino al cuore di Tony, lasciandogli i giorni contati. Così, senza alcuna via di fuga e costretto a progettare armi per il nemico, il giovane genio decide di costruire un'armatura che non solo gli permette di far battere il suo cuore e quindi di mantenerlo in vita, ma grazie alle sue incredibili capacità anche di fuggire dalla base vietnamita. Dopo questa terribile esperienza, Tony decide di utilizzare il suo genio e soprattutto la sua armatura per combattere i malvagi, fino a diventare un membro fondatore del supergruppo noto come i Vendicatori. Come vedete, fin qui la storia del personaggio è molto simile, per non dire praticamente identica, a quello del personaggio dei film. C'è però un aspetto che le pellicole hanno un po' trascurato e che è molto importante nella storia di Iron Man: l'alcolismo. A causa di alcune tensioni, infatti, per un periodo Tony ha sviluppato una forte dipendenza dall'alcol, che lo ha costretto ad abbandonare l'armatura di Iron Man e ad affidare il ruolo all'amico Rhodey. Insomma, Iron Man è un personaggio che ci insegna che anche il più grande dei supereroi ha i propri scheletri nell'armadio. Ciò non toglie che il personaggio in più occasioni si è dimostrato uno dei più potenti e valorosi eroi della Terra.